Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo Sigma Nest Podcast video, nel quale parleremo della funzionalità di nesting in continuo. Innanzitutto, che cos'è il nesting continuo? È una modalità di nesting avanzata che permette di raggruppare i pezzi durante il nesting in base ad una loro caratteristica, come ad esempio può essere l'ordine di lavoro, il cliente, la data di consegna o qualsiasi altra proprietà della parte. A cosa serve? Principalmente a facilitare le fasi di lavoro immediatamente successive al taglio, quindi lo scarico e lo smistamento dei pezzi. Andiamo ora a vedere come funziona questo nesting continuo. Partiamo da un elenco di ordini caricati all'interno del nostro Sigma Nest. Ogni ordine contiene al suo interno delle icone da produrre con le relative quantità, materiale, spessore e tutte le altre informazioni. Ora andiamo a selezionare i nostri tre ordini e li carichiamo per un nuovo nesting. Lanciamo il nesting automatico e una volta ultimato otterremo il posizionamento dei nostri pezzi sulla lamiera. Andandoli a visualizzare, ad esempio, per colore legato all'ordine, potremmo notare come il sistema di nesting li abbia mescolati tra loro, cercando di ottimizzare il più possibile l'utilizzo della lamiera. Questo ovviamente renderà un po' più complicato il lavoro di chi successivamente dovrà andare a suddividere questi pezzi cliente per cliente oppure ordine per ordine. Proviamo quindi ora ad attivare all'interno dei parametri della task, dal menu Personalizza, la funzione di nesting continuo. Ad esempio, possiamo provare a fare un raggruppamento semplice e qui a destra possiamo scegliere qual è la caratteristica che vogliamo utilizzare per il raggruppamento. Nel nostro caso, ad esempio, l'ordine di lavoro. Lanciando nuovamente il nesting, aspettiamo di ottenere un risultato completamente diverso, cioè dove le parti non saranno più mescolate tra loro, bensì divise in maniera abbastanza netta fra un ordine e l'altro. Ecco il risultato ottenuto dal nostro nesting continuo, dove vediamo una chiara suddivisione dei vari ordini contenuti all'interno di questo nesting. Le opzioni che ci mette a disposizione il nesting continuo sono anche altre, ad esempio la possibilità di creare anche delle linee di separazione verticali, ortogonali o sagomate, dando anche una distanza tra i blocchi di pezzi che vengono posizionati. Questo ovviamente per facilitare ulteriormente lo smistamento successivo dei pezzi. Questo che vediamo, ad esempio, è il risultato di un nesting continuo ottenuto con una spaziatura di 20 mm tra un blocco di pezzi e l'altro. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspettiamo al prossimo Sigma Nest Podcast video.